Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme una specie di tutorial. In particolare, mi voglio truccare con i trucchi di mia mamma. Quindi vediamo insieme che cosa troviamo nel suo beauty e cerchiamo di realizzare un trucco decente. Anche perché in realtà oggi pomeriggio devo uscire, quindi spero di riuscire a fare qualcosa che non devo modificare, o almeno che devo modificare davvero pochissimo. Vi faccio vedere quali sono i suoi beauty, perché mia mamma ha un sacco di trucchi. Anche perché tanti glieli regalo anche io, quindi troveremo delle cose che abbiamo visto anche in altri video. Questi sono i due che lei utilizza principalmente. Ci sono qui dentro un po' di tubetti e un pennello infilato così. Qui ci sono dei pennellini, non ho idea di dove li abbia presi, e poi ci sono delle matite e altre cose così. E poi qui c'è una scatola che però era, diciamo, nel suo armadio anche molto molto pesante. Che è questa qui, che è piena di roba. Il fatto è che è piena anche di cose che gli ho regalato io, tipo questa palette non la usavo più, mi ha detto sì, dammela. Poi c'è la Naked 1, che adesso non fanno neanche più, tra l'altro. Poi ci sono delle palettine di Kiko, che io stavo per buttare, invece si è presa lei. Quindi ecco, cerchiamo di trovare qualcosa di bello qui dentro e di realizzare un trucco. Prima cosa vado alla ricerca di un fondotinta. Allora, l'unico fondotinta che mi sembra di vedere qui dentro è questo qui, che è quello di LA Girl. Siccome l'ha provato, gli era piaciuto e praticamente mi ha detto prendilo anche a me. Il problema è che non so come metterlo perché c'è questa spugnetta che però è veramente tanto tanto rigida, non è che mi piace tantissimo. Quindi penso che lo applicherò con le mani. Il problema è che questo colore è un po' troppo scuro per me. Però non fa niente, faremo andare bene. Oddio, quanto non mi piace applicare il fondotinta con le mani. So che in tantissimi lo fate, non lo trovo assolutamente una tragedia, ma a me non piace per niente. Mi sembra uno di quei video un po' ritorno alle origini. Avete presente quando siete piccolini e rubate i trucchi a vostra mamma per truccarvi e vi impasticciate tutto il viso? Mi sembra di stare facendo quello praticamente. Ok, mi ci è voluto un po' di tempo, però penso più o meno di averlo applicato bene. Il problema di adesso è il correttore, perché mia mamma è una di quelle che non usa correttore. E qui dentro ce n'è soltanto uno che è praticamente un correttore di MAC che le ho preso non so quanto tempo fa, che è il Mineralize Concealer, però mi sembra molto molto scuro per me. E non ne vedo altri, quindi penso che sono costretta ad utilizzare questo. E anche qui non so, mamma mia, no, è scurissimo. Aspettate che zoomo, che sto un po' troppo lontana oggi. Forse così mi vedete meglio. Comunque il correttore è davvero scurissimissimo, guardate. Provo un po' a metterlo, vediamo che esce fuori, però secondo me sarà un grande pasticcio. Sì, cioè praticamente è marrone in confronto a me. Calcolate che questo colore è NW25, giusto per farvi rendere conto di quanto sono chiara. Cioè, magari non si vede tanto dal video, però spessissimo mi chiedete: ma che colore sei di MAC? Siccome io non uso fondi MAC, non ve lo so dire, però calcolate che questo NW25 è parecchio parecchio scuro. Di MAC penso di essere un NC15, qualcosa del genere. Non potete capire che voglia ho di prendere il mio correttore nel mio cassettino in questo momento, perché ho le occhiaie arancioni. Non si vede tanto dal video, però sembra che io abbia fatto una specie di lampada o finta abbronzatura uscita male. Ho tipo qui il contorno occhi arancione. Ora cerchiamo una cipria, e questo è un altro grandissimo problema. Oddio, guardate quanto è scura. A parte che è distrutta, mamma, cavolo, hai la cipria distrutta. Non vedo altra soluzione, cioè l'unica polvere che sembra una cipria qui dentro è questa. E mia mamma la mette con la cosettina, cioè la usa tipo al posto del fondotinta, perché questo in realtà, se non sbaglio, è uno di quei fondotinta tipo leggerissimi di MAC. Quindi, madò, è scurissimissimo. Penso proprio che dovrò ristruccarmi dopo e ritruccarmi. Ci abbiamo provato, non è andata come volevamo, quindi questo è il risultato. Se cercate però una cipria barra fondotinta molto molto leggeri, perché magari non lo so, avete la pelle secca e vedete che tutte le polveri vi seccano. Secondo me, dovreste provare. Mamma mia, certe volte mi escono delle frasi stranissime. Secondo me dovreste provare
il Mineralize di MAC, perché è una polvere davvero leggerissima e magari prendetela anche nel colore giusto, perché in questo momento sono una carotina. Allora, per quanto riguarda terra, blush, illuminante, non ne vedo proprio l'ombra, cioè l'unica cosa che potrebbe andar bene è questo qui, che è un campioncino di Make Up For Ever. Sì, si chiamano campioncini, quelli che ti regalano, che mi avevano regalato un sacco di tempo fa, e quindi provo a mettere questo con l'unico pennello che ho a disposizione. Non so neanche che colore sia, B302. Non so se riuscirò a mettervi le cose che utilizzo qui sotto nell'info box, perché tante robe sono tipo irreperibili. Ci provo, allora non vi prometto nulla. Questo blush non scrive per niente, porca miseria. È finto, come quello dei bambini, grattate e non esce niente. Ok, diciamo che l'ho messo, anche se così. Ci accontentiamo. Per le sopracciglia non credo che lei abbia nulla. Cioè, non so se per sbaglio io le ho mai comprato qualcosa, ma mi sembra di avere niente per le sopracciglia. Bene, quindi dovrò inventarmi qualcosa. Allora, proviamo a pettinare sulle sopracciglia intanto e a vedere che cosa riusciamo a fare. Qui c'è, per mia fortuna, un pennello angolato, meno male, e c'è la Naked, che però non è che mi fornisce tutti questi colori per fare le sopracciglia. Sì, poi mia mamma è una che utilizza questi qui. Glieli do tipo tutti a lei. L'altra palette che potrebbe salvarmi è questa qui, che è una palette di Too Faced, vecchissima, è tipo l'edizione natalizia di non so quanti anni fa. E qui c'erano dei blush. Vabbè, fa niente, ormai li abbiamo messi. Proviamo a fare un mix di ombretti, vediamo che cosa esce fuori. Mi farò le sopracciglia scurissime e soprattutto tutte sfumate, perché poi non viene una riga definita. Però magari posso lanciare una nuova moda. Allora ragazzi, le sopracciglia non sono per niente male, cioè questo mi fa venire voglia di provare delle polveri per sopracciglia, cosa che io non utilizzo mai. Io praticamente utilizzo soltanto le matite, quindi in realtà non mi dispiace l'effetto, cioè ovviamente non avevo i mezzi giusti, diciamo, quindi mi sono un attimo accontentata dei colori che ho trovato e soprattutto del pennellino, che era un po' così. Però questa cosa mi fa pensare e che devo assolutamente provare delle polveri per sopracciglia, perché l'effetto non mi dispiace per niente. Che cosa ne pensate? Allora, per quanto riguarda gli ombretti, lei qui dentro ha tre palettine di Make Up Revolution, che sono una, questa qui, che è la Romantic Smoked, poi c'è quest'altra che è la Hot Smoked, e poi c'è la Iconic Dreams, che è questa qui. Quindi, quale utilizzo? Cioè, il problema, quale utilizzo? Non ho neanche un pennello per sfumare gli ombretti. Usiamo questa qui. Allora, qui c'è un pennellone e c'è un ombretto sopra, che però non riesco a capire qual è, quindi andiamo un po' a caso. C'è anche questo ombretto bellissimo di Kiko, davvero davvero carino, penso sia di una collezione edizione limitata. Ma ho paura di fare un grandissimo casino. Allora, provo a prendere questo colore qui, vediamo se riusciamo a fare una semi sfumatura sugli occhi. E tra l'altro, guardate, non avendo la cipria, il mio ombretto, sì, il correttore è andato tutto nelle pieghe. Sarà un'impresa creare una sfumatura con questo pennello. Tra l'altro vi ho detto, guardate, non so di che colore era sporco, è diventato tipo una specie di grigetto nero questo ombretto. Proviamo ad intensificare la piega con il viola che ci avvicina e vediamo che cosa esce fuori. Ovviamente utilizzo sempre lo stesso pennello. Allora, provo a sfumare con questo pennello che spero sia pulito. In questo momento il mio trucco sta andando verso, avete presente, come si chiama la cattiva della Sirenetta? Ursula, che ha il viola fino a sotto le sopracciglia. Sta diventando un trucco del genere. Speriamo di riuscire a recuperarlo. Adesso con questo pennellino qui, che non utilizzo da non so quanto tempo, voglio prendere questo colore luminoso, che se si applica come nella cialdina è davvero bello, e lo vado a pressare su tutta la palpebra superiore. Su tutta la palpebra mobile, scusate, quello intendevo. Cerco di intensificare il colore direttamente con il dito, perché con quel pennellino ci sto mettendo una vita. Non è neanche male, il problema è che ci vuole un sacco di tempo perché è piccolissimo.
Allora, ho trovato lì dentro questo qui che è di Essence 2 in 1 eyeliner pen. Quando se l'è comprato? Proviamo questa qui, anzi, vediamo che cos'è. Che figata! Cioè, praticamente è tipo un eyeliner in penna con due punte. Uno alla punta sottile e uno alla punta più cicciottella. Forse con questa qui potrei fare la riga, l'attaccatura delle ciglia. Allora, questa parte cicciottella non scrive per niente, c'è scritto un po' all'inizio e poi è morta lì. Quindi vediamo se quest'altra parte scrive o anche questa è finita. Non riesco a fare una riga precisa perché non scrive per niente, cioè se fate proprio una piccola righina, ok, scrive, però se dovete andare a lavorare diciamo, la codina rimane un po' difficile perché non scrive tanto tanto bene. Adesso voglio prendere un mascara. So che mia mamma adora, ce ne ha diversi qui. So che a lei piace tantissimo questo qui di Brochet che si chiama Vertige Volume. Non lo so, sicuramente lo sto pronunciando male. Qualcuno lo scriverà nei commenti come al solito qui sotto. Ed è questo mascara gigante fatto in questo modo che ho provato. Guardate, il mio correttore sta facendo tantissime pieghe. L'ho provato una volta e non mi è piaciuto per niente, quindi se mi chiedete, ah, me lo consigli? No, a me non piace per niente, però come vi ripeto sempre, il mascara è super soggettivo. Guardate, ho la base talmente bagnata, cioè quella cipria, che non ho utilizzato la cipria, che già il mascara si è stampato qui sotto. Per quanto riguarda i rossetti, qui abbiamo una scelta ampissima perché mia mamma adora i rossetti, quindi ha tantissime matite e tantissimi rossetti. Sono curiosissima di provare questa qui di Essence che è Ultra Last Lip Liner, in questo colore qui che è, aspettate che ve lo dico, 06 Lilac Season. Sembra molto molto carino. Wow, guardate quanto scrive! Ok, perché non ho mai provato queste matite di Essence. Quindi ragazzi, questo è il trucco completato. Devo dire che sono molto molto sorpresa di queste matite di Essence. Adesso devo subito andare a dirti perché non mi ha mai detto che questa matita è così bella. Quindi devo assolutamente andare in negozio e prendere qualche colore di quelle matite per testarle. Fatemi sapere se qualcuno di voi le ha provate e come ci si trova per quanto riguarda la durata. Il trucco è uscito fuori. Così, quello che è uscito fuori alla fine non è neanche così tanto male, diciamo, il problema non sono tanto gli occhi o le labbra, ma è la base in generale, non ho trovato nulla con cui lavorare. Spero che il video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Se vi è piaciuto il video lasciatemi come al solito un bel pollice all'insù, oppure se siete nuovi iscrivetevi al canale, io vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!